Marco Podrascanin, alla vigilia della sfida con Vibo Valencia, si gioca domenica alle 18 a Fonte Scodella, obiettivo tornare subito al successo dopo il tie break di San Giustino con Città di Castello. Sì, l'obiettivo è sicuramente vincere i 3 punti. Sappiamo già che qua a Palazzetto Nostro abbiamo vinto quest'anno tutte le partite, quindi tutto quello che dobbiamo dimostrare anche sul campo a domenica. Secondo me non siamo in tanto ben periodo, perché abbiamo perso le ultime 3-4 partite fuori da casa, quindi diciamo che adesso in questo periodo le vittorie sono l'ultima medicina per alzare un po' il motivo e motivazione del gruppo. Ecco, tra gli obiettivi tecnici in questo caso da centrale è stato spesso evidenziato la necessità di essere meno fallosi al servizio, soprattutto lontano da casa. Quale può essere la chiave per te per migliorare in questo fondamentale? Allora, la prima chiave secondo me è sicuramente allenare il servizio. Posso dire che l'ultima settimana abbiamo allenato tanto, soprattutto nel fuori casa. Per esempio ieri sera abbiamo giocato anche fuori casa nel Porto Potenza, soprattutto per allenare la nostra battuta. Si vede che ogni allenamento miglioriamo un po', che siamo meglio rispetto al giorno prima, e credo che continuiamo sempre così. Ecco, dicevamo domenica Vibo Valencia, poi banchi di prova importanti arriveranno anche la settimana prossima con 2 impegni in trasferta, mercoledì sera a Cuneo e domenica 23 a Modena. Sì, appunto, sì. Dicevamo banchi di prova molto importanti. Sì, soprattutto perché giochiamo contro 2 squadre forti che sempre giocano bene contro di noi, che danno sempre più di 100% quando giocano contro la Lube. Credo che nelle ultime 2-3 partite sono importanti, soprattutto per alzare un po' il ritmo, come ho detto prima, la nostra battuta, ma in generale il nostro livello di gioco, perché dopo arriva Coppa Italia. Coppa Italia, contro la rovescia già è partito, un appuntamento comunque molto importante di questa stagione. Sì, ho detto prima, bisogna alzare un po' il nostro ritmo di gioco, il nostro livello di gioco, perché secondo me la squadra in questo periodo non gioca a livello massimo, quindi dobbiamo, soprattutto sappiamo che a finale di Coppa Italia giochiamo fuori a casa, ovvio, quindi dobbiamo approfittarci tanto sulle partite contro Modena e Cuneo, perché sono le partite fuori a casa, e spero che vinciamo tanto e vinciamo tanti punti, che rimaniamo primo e che arriviamo a Coppa Italia con il livello di gioco più alto che possiamo fare. Ecco, hai detto primi, quindi domenica con Vibo, partita importante anche per tenere saldo il primo posto, che ricordiamo è un altro obiettivo, no? Sì, il nostro obiettivo è sempre rimanere primi. Adesso non siamo più 6-7 come eravamo prima, adesso siamo più 4, in teoria solo più un punto rispetto a Piacenza, e dico, bisogna vincere la prima partita, che è domenica, e andare passo per passo e così arrivarci in forma più possibile bella per la Coppa Italia.